È Seal to Silver, Seal to Silver, coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e benvenuti sul nostro 11esimo, se i calcoli sono esatti, episodio di The Last of Us parte 2. Dunque, ancora lì la nostra Dina, la nostra Ellie, che stiamo esplorando la banca. Dopo potremo cercare di andare al cancello. Intanto vediamo qui nella banca cosa c'è, perché stiamo visitando questa specie di semi open world di Seattle che ci sta riservando delle belle sorpresine. Come vedete, ho anche modificato l'equipaggiamento, ho preso la famosa abilità, ragazzi, guardate, mentre stavo esplorando un po' per conto mio, più 25 energia, quella che volevo. Voglio andare fino alla fine per prendere tenacia, perché si fa anche un trofeo potenziando al massimo quell'abilità lì. Allora, andiamo qui a vedere cosa abbiamo qua. 6. Secondo me i fidanzati stavano rapinando la banca. Ma cavolo. 2306. Quale? Quello con i rapinatori surfisti. Ah, sì. Bellissimo quello. Allora. Cavò. Era un piano per rapinare la banca, quindi ragazzi, Massimo, lo dovrò ritirare fuori il come si chiama il foglio per 602306. Non lo so già più. 602306, l'avrò detto giusto. Tanto lo devo ritirare fuori poi, perché la mia memoria non è più quella di un tempo, che sapevi il codice a memoria di ogni cosa. Allora, è qua. Non lo so già più. Non ci credo. Ridete, ridete, fate un... voglio 100 commenti di ogni singolo utente che mi ride dietro. Veramente, ecco qua. 602306. Me lo ricorderò. Allora, 60... Ok, 2-3, vai, 0-6. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Cosa ci sarà qua dentro? Che ce ne facciamo tanto dei soldi, eh. C'è un fucile, ragazzi. Grazie, caro. Fucile a pompa. Questo mi ispira molto di più. Vediamo qua. Giustamente. Allora. Comincia subito con una bella parola che non ripeterò, perché guarda, sono molto zen. La sacca è piena. Cavolo. Nel vecchio mondo avremmo svoltato. Saremmo ricche. Io qui nemmeno ci volevo venire. Quello beep di Nia mi ha incastrato. Diceva che la polizia era troppo presa a inseguire tutti quei malati. Diceva che sarebbe stato un gioco da ragazzi e servivano nell'apocalisse i soldi, eh. E ovviamente sono arrivati quei beep infogliati e tutto è andato a beep, evviva, ho strappato via Kyle da morte certa e per rimorsi quasi ci lasciavo il braccio, poi i miei uomini mi hanno chiuso qui dentro, bello, quando arriveranno gli sbirri trascinerò nella beep tutti i miei cari amici, nessuno potrà dirmi, dirò ai giornali e alla TV che Kyle, Peters, Leon Travis e Neil Grant sono dei, abbiamo capito. Inizio a sentirmi strano, sto sudando come un maiale, bene, i braccia mi hanno mosso tutto rosso e scuro, faccio fatica a concentrarmi, ora è così che funziona, mi sto trasformando in uno di loro, se devo morire morirò da uomo. Beh, persona molto educata, eh. Hanno assaltato la banca il giorno del contagio e magari si sentivano dei geni. Ma sicuramente sentivano dei geni.
Forse è venuto fuori qualcosa qua. Sì, c'è un documento. Un anello. Sic Parvis Magna, ragazzi, è un chiaro riferimento agli Uncharted. È il motto di Nathan Drake. Dovrebbe esserci anche un trofeo su questo ritrovamento. Ecco, da umili origini verso grandi imprese, Sic Parvis Magna. Quindi, ragazzi, fate un altro trofeo venendo qua al... alla banca. In teoria penso che abbiamo trovato tutto qui. Allora, però aspettate, ci fanno subito testare il fucile, eh? Però io uso l'altro di fucile, ragazzi, per il semplice fatto che... qua sono proprio stupidi gli infetti, lasciatemelo dire. Se anche a modalità di gioco, ma stiamo seccando tutti i furtivi. Tina, mi fai passare, Dina. I clicker sono stupidissimi, cioè li hanno proprio resi dei beoti pesanti. Per me possiamo anche andare. Va bene. Il tuo infetto non ci ha lasciato giù niente, ok. Andiamo, andiamo. Ma banca completata. Ora guardiamo la mappa. Te la faccio ritirare fuori, mia cara Ellie. E in teoria abbiamo fatto tutto. Possiamo tornare al Phaedra Gate, senza la parolaccia che hanno messo loro. E andiamo. Vai. L'arma che porterò al massimo sarà la nostra pistolina, come vi ho detto. Che ho deciso di... Ma spenderesti tutti quei soldi? Non so. Prenderei un... Ma le fattorie esistono? Ah, ok. Tu cosa compreresti? La nave spaziale. No, giusto. La fissa dell'astronauta. Ehi, è molto più fica della fattoria. La fattoria è più utile. Ok, allora ragazzi, siamo pronti per andare avanti. Abbiamo trovato un fucile a pompa, quindi non mi lamento. Ok, torniamo al cancello della Phaedra Merda. Allora. Beh, è stata un'avventura. Non li abbiamo ancora trovati. Ehi, la città è grande. Siamo appena all'inizio. Sì, lo so. Ma pensavo avremmo trovato qualcuno. Adesso dobbiamo andare a mettere la benzina. Giusto? E siamo finalmente, ragazzi, dopo una grande esplorazione della città, ma sono contento di averla fatta e di avervela mostrata, siamo tornati al cancello, quindi forse riusciamo ad andare avanti abbastanza bene. Proviamo. Adesso non funziona, Sai che bello? Metti il codice. Questi vecchi generatori fanno sempre capricci. Non sperare di accenderlo. Oh, scusa, dicevi? Niente. East 2. Quindi dobbiamo vedere quel codice del cancello East 2. Allora, 5345, vai.
Vai. Niente comitato di bambini. O forse ci aspettano. Troviamo un'entrata. Tieni d'occhio le finestre. Guardate la VLF. Allora, io farei un... Però qua non c'è, tieni d'occhio le finestre, ma non possiamo né arrampicarci né arrivare da nessuna parte, neanche di lì, vedete? Quindi magari ci avevamo persi qualcosa, sono tornato indietro un attimo per vedere. Voglio trovare più cose possibili in questa esplorazione di questa blind run, ragazzi, quindi... Giù di lì in quel parcheggio non possiamo andarci, sembra. Però possiamo andare a vedere qua in questo gabbiotto che è chiuso. Allora, niente, niente, scusate, sono sceso per nulla, andiamo. Là si può salire, dite? Teniamone conto di quel camper lì. La porta è chiusa di quel camper. Fedra. Gate East 1. Ok, allora signori, purtroppo East 1 come codice non ce l'abbiamo, se mi ricordo bene. Andiamo a vedere. Vedete, East 1 è cancellato, quindi dobbiamo andare a trovarlo. Innanzitutto vediamo se il generatore ha abbastanza energia o dobbiamo trovare altra benzina. Non credo. Quindi a questo punto ciò che mi viene da pensare è che comunque dobbiamo far passare il cavallo, quindi... Non ho proprio idea. Passiamo da lì sopra. Allora io però vado un attimo a piedi a quel camper là, perché mi... Magari mi sto sbagliando, però... Mi sembrava strana quella cosa lì. Non possiamo arrampicarci. Vabbè. Fa niente, dai. Suggerimento poi è arrivato quasi subito. Quindi... Ascoltiamo. Là ce n'è uno, lo vedo ma non riesco a sentirlo ancora. Proviamo a riascoltare qua. Ragazzi, non siamo soli. Molotov. Qui l'abbiamo usata bene. Anche perché vanno a darsi fuoco da soli, eh. Ragazzi, le avremmo usate tutte le Molotov, ma sicuramente ne abbiamo bruciati 5. È andata.
fantastico. Tanto le possiamo ricreare. E la nostra macete non lo stiamo neanche utilizzando. Oh, è morto da poco. E ha lo stemma col lupo. Ah, un lupo. VLF. Volevano sì. La benzina, ma ci sono rimasti secchi. Meglio così, no? Se è stato un branco di stupidi infetti ad ammazzare gli assassini di Joel. Conta solo che siano morti, Ellie. Ma così non sarebbe giustizia. Visto che siamo abbiamo tutto al massimo, ragazzi. Ascoltiamo, sempre. Non credo che fossero tutti qua gli infetti della zona, dai, è ridicolo se erano solamente questi. Non è che ne sto chiamando altri, però... Bellissimo il cameo che abbiamo visto inizio episodio di Uncharted, veramente. È un gioco comunque della nave che comunque ti fa capire che c'è un collegamento con Uncharted, che sono lo stesso universo. Hanno sparato a tutti. Li riconosci? No. Forse li ha uccisi qualcun altro. Ora io cerco sempre, facciamo scavaging ragazzi, come sempre. Rottami, ottimo, che ci serviranno per moddare le nostre armi, appena ne troverò un'altra. Di bancone, ne servono veramente tanti di rottami per modificare l'arma, per questo ho puntato a modificare la pistolina, perché diciamo che è l'arma più semplice a livello di modifica. Possiamo creare qualcos'altro, ma lo creo più tardi. Per il momento stiamo messi bene. Ehi, ecco la benzina. Beh, se ne servisse altra, sappiamo dove prenderla. Giusto. Ciò che dobbiamo fare, credo, è salire al piano di sopra e cercare il codice della porta. Questo posto, quindi ne avremo da cercare in questi episodi. Il cadavere di uno di loro avrà sicuramente il codice della porta, credo. Ascoltiamo prima che qualcuno ci faccia una sorpresona, vediamo. Manuale di addestramento, sbloccano nuovi rami di sviluppo, ragazzi. Proteggi, inganni, nasconditi alla grande, 15 consigli degli esperti per aiutarti, inoltre 12 marchi di nastro adesivo, confronto tecniche raccolte dell'acqua piovana. Abbiamo trovato un nuovo ramo, ecco qua, furti, ne abbiamo ancora uno sbloccato, però creiamo i silenziatori, come vedete, oppure possiamo andare in precisione in modalità ascolto, movimenti da disteso rapido per il passo del leopardo, silenziatori migliorati, più veloci le eliminazioni furtive. Sì ragazzi, ma non so, mi sembra già abbastanza letale così, quindi io andrei avanti nella mia abilità qui, che vedete mi servono altre 100 pasticche per poter arrivare al proiettili del fucile a pompa, ottimo. Perfetto ragazzi, veramente perfetto. Allora, qua non c'è nient'altro, continuiamo qua. Quindi avete visto anche dove prendere uno dei manuali d'addestramento. Vediamo qua. Poteva essere un albergo questo, perché vede tutte le camere con bagno e camere da letto. Ok,
Ok, le forbici abbiamo il massimo. Vediamo se possiamo creare qualcosa di particolare, ma qua abbiamo, possiamo creare questo, perfetto, ma non possiamo creare altro, quindi allora cos'è successo qui? È stato Tommy. Tommy? Non ci credo. Fidati, è stato lui. Questo c'era quando è morto Joey. Merda, qua giù ce n'è un altro. No. Non mi dice niente. Ah, non è Tommy. Li usava uno contro l'altro. Come? Me l'ha spiegato Joey. Fai una domanda a Primi, ma non deve parlare. Deve farlo scrivere. Poi chiede al secondo. Se i fatti corrispondono, un momento. Se no, sono fottuti. Cioè. Est 1. Un altro codice. Così sembrerebbe. È appena successo. Non sarà lontano. Allora, abbiamo nuovamente il controllo di Ellie. Andiamo. Possiamo uscire da qui. Tommy non sarà lontano. Sì. Est 1. 7302. Vediamo sulla mappa cosa ha segnato Ellie. Allora, scusate, ma andiamo a vedere nei nostri documenti. Allora, non, lei purtroppo non l'ha segnato veramente da nessuna parte, Est 1. Quindi io se me lo dimenticassi... Però, cioè, è un po' una grana sta cosa qui. Allora, non dobbiamo assolutamente dimenticarcelo, sennò devo tornare qui a guardarlo. Per me è un 7301. 02. Spero di ricordarmelo, ragazzi, veramente, perché me lo scrivo da qualche parte appena l'episodio finisce. Allora, di qua usciamo, giusto? Oppure si può... Ah, qui abbiamo un martello e qui abbiamo un altro item, ma non cambio il mio... Potrei ancora esplorare un pochino. Ah no, non si torna indietro, niente. Volevo esplorare, quindi, scusate, mente locale, 7302. Mamma mia, che difficoltà ricordarselo. Qua non c'è altro da prendere, no. Scendiamo comunque dal camper, vedete, che io il camper avevo visto che nascondeva qualcosa. So
che Tommy ha un passato difficile, ma... Cazzo. Lo so. Stai bene? Non è facile. Non voglio che pensi male di Tommy. Ellie, con gli assassini di mia sorella legati a una sedia, farei anche di peggio. Ti capisco. Ok, proviamo il codice, ragazzi. Io apro il cancello. Ricordi il codice? Quello scritto col sangue? Sì. Ah, lo batterei, ok. Io comunque me l'ero guardato nel dubbio. E il gioco ci dà questo aiuto, dai. So che ci aspetta ora, saltiamo in serie e scopriamolo, ma ragazzi, che dire, lo scopriamo nel prossimo episodio, perché ho registrato veramente abbastanza, potremmo dire, e quindi le lasciamo tutte e due sotto l'acqua, no? Perché mi sembra che stesse piovendo addirittura. Possibilmente senza effetti. Brava Dina. È uguale. Mi sono rimaste quei cosi alla mandorla, se hai fame. No, grazie. Dovresti mangiare qualcosa. Oddio. Cosa? Sto diventando come mia madre. Sono a posto. Ok, hanno finito di parlare le nostre due amiche, di cui una delle due è Pergama, abbiamo capito, vi lascio indovinare chi. Io ho i miei sospetti, ma detto questo, ragazzi, se vi è piaciuto l'episodio, mi raccomando, piazzate like, aiuta una cifra al mio canale, ma soprattutto iscrivetevi per sapere quando continuerò con il 12° episodio della nostra Blind Run in The Last of Us Parte 2. Grazie a tutti di aver visto il video e noi ci vediamo come sempre alla prossima.